Ma in corso d'opera il secondo match, valevole per la 12ª edizione del Trofeo San Valentino, categoria Pulcini. In campo fa il suo debutto nel torneo l'Olimpia Tirus San Valentino Farini contro l'Accademia Calcio, che ha disputato il primo match contro la Bosico perdendolo. Quindi la Bosico aspetta il San Valentino Tirus per la sfida finale, quella che decreterà il vincitore di questa 12ª edizione. Prepariamoci a assistere le emozioni di un torneo che fa storia in questo concetto cittadino, che fa storia per la giornata del nostro santo patrono. È tutto pronto? Si parte con il possesso palla della formazione maglia nero-verde, ancora l'Accademia che cerca con Romiti. Bella la giocata con la suola di Romiti, che poi va al destro. La parata molto molto bella e difficile di Ciuli. Il maglia nero-verde che sta giocando con molta personalità in queste prime battute. Ancora Romiti a giocare tutti i palloni con l'esterno. Che palla, occhio alla chance. Il tiro e il gol. La sblocca l'Accademia Terni. C'è la rete del vantaggio. Una bellissima trama di ripartenza dei giovani ragazzi dell'Accademia Terni. Poi è arrivata questa conclusione col destro. Il gol segnato da Castelletti. Cioè, questo pallone dentro, il colpo di testa, la reazione dell'Olimpia. Ha fatto una buona trama. Attenzione al pallone che passa, Scemali, Scemali. Pallonetto morbido! Ma che gol! Il pareggio dell'Olimpia Tirus con una grandissima giocata del proprio numero 10. Una grande rete, quella messa a segno da Dennis Scemali per il gol dell'1-1. Pronti a ripartire questo lancio lungo, buono l'anticipo. Fa ancora spazio per Scemali che prova a calciare prima intenzione. È il 10 della squadra maglia rossa, ai guizzi giusti della squadra dell'Olimpia. La parte lunga, Scemali prova a prendere un po' di spazio, calcia direttamente, la palla si stava passando anche pericolosamente, ma termina fuori. Attenzione al pressing di Castelletti, sempre presente. Ciuli rigioca e la prova a ripartire. L'Olimpia che va all'esecuzione di questo corner, va tutto bene, la deviazione del portiere, la palla rimane ancora lì, girata in mezzo, Scemali di testa, è il miracolo! Straordinaria la parata di Romiti che salva tutto. Un guizzo fantastico del portiere. Vanno a giocare palla i giocatori dell'Olimpia. Buona questa trama. Occhio ancora Scemali che si muove tra le linee, viene a prendere questo pallone, va a calciare. Il destro di questo ragazzo è veramente notevole. Ogni volta che tira crea sempre un pericolo. In favore della formazione nero-verde che prova a chiudere all'attacco questo primo tempo. Alta conclusione col destro, la palla esce fuori. Gioca corta, prova ancora l'Olimpia a imbastire l'ultima trama. Bella giocata nello stretto, Scemali la tocca. Hanno buone idee i giocatori maglia rossa, però questa azione non riesce a completarsi. E allora finisce qui il primo tempo. Il punteggio tra Accademia e Olimpia Tirus segna 1-1. Al vantaggio iniziale della squadra nero-verde ha risposto il pareggio della squadra maglia rossa. Pronti a ripartire dunque con secondo tempo. Non è lungo lì adesso Castelletti, attenzione Castelletti che si muove veloce, bella l'uscita del portiere della formazione di casa, Ciuli. Attenzione, la possibilità di andare avanti per l'Accademia, spazio il sinistro! Occasione d'oro per Taglieri che è andato vicinissimo al gol, è stato molto bravo a incunearsi tra le linee, poi il suo raso terra che aveva spiazzato il portiere è uscito fuori non di molto. Attenzione ancora Scemali, il suo sinistro, palla mortifera che si stava abbassando pericolosamente, ma uscita al lato destro del portiere. Buona ancora questa giocata, attenzione ancora il numero che può portare Scemali verso la porta. Qui ha fatto una giocata veramente molto bella il Polisini Michele, il numero 11. Attenzione, bella questo pallone filtrante, la chance, il destro e c'è il 2-1 dell'Accademia che torna in vantaggio con la bella giocata messa a segno da Saverio Campi, molto bravo a partire su questa corsia tra di destra, a calciare con il destro e a battere il portiere inesorabilmente. 2-1 Accademia. Pallone sul lato di sinistra, cross al centro, la respinta della difesa nero-verde. Provano a tornare in corsa i giocatori maglia rossa. Attenzione, alta chance, ma il pallone si disperde fuori. Da parte di Buontempo che ha stoppato un bel pallone. Attenzione, ancora sulla metà campo c'è lo chance. Scemali guarda la porta, calcia il pallone terminato. Cross dentro, diventa quasi un tiro. Per ripartire la squadra maglia rossa di casa, l'Olimpia. Sciabolata la palla passa, attenzione. Possibilità con questo destro. La parata buona del portiere. Bello il tentativo però da parte di Florea. E infatti finisce qui, vince l'Accademia 2-1, che chiude così la sua partecipazione con una sconfitta e una vittoria. Una bella partita
il giusto fair play in campo tra le due squadre. Onore anche alla squadra di casa dell'Olimpia, quella dovrà però giocare contro la Bosi.